il tema di oggi, un po' perché sono con queste tre care amiche di Roma, ma non siamo a Roma. Volevo parlare di una cosa che riguarda l'umanità da migliaia di anni, ancora oggi viviamo in alcune parti del mondo, cioè se andiamo in quelle parti c'è quello che adesso dirò. Allora, il tema è donne e animali. Per molti uomini maschi in molte popolazioni in varie parti del mondo sono quasi simili, no? Cioè donne e animali sono simili. Io mi ricordo che quando sono andato in Africa ad aprire una scuola con degli amici, tutti gli inverni per molti anni, eravamo nella zona tra Malindi e Watamo, così, e alcune di donne così come loro, in bikini, così, e qualcuno dei locali mi ha offerto dei cammelli. E io poi lì i cammelli non li avevo anche visti. Cioè, loro dicono che era un modo di dire, non so, per una come questa, 20 cammelli. Io ho detto, guarda, io per 10 ve le do tutte e tre. Cioè, ma no, ma sai, i cammelli, misuravano in cammelli, ecco, e anche pensiamo al linguaggio, dice, quella lì veniva data in sposa, già una volta. Allora, i matrimoni combinati esistono ancora sul pianeta Terra. Cioè, quando noi diciamo il mondo oggi, ma a quale mondo, no? Adesso a me ogni tanto mi è arrivata qualcuno che mi chiede se la Terra è piatta, rotonda, quadrata. Ma il mondo oggi, il pianeta oggi, com'è? Che i maschi soprattutto hanno addomesticato gli animali. Il cavallo è stato quello che, no? Perché nessuno lo vede andare in giro a cavallo d'un cane, però il cavallo, si dice, il cavallo sembra fatto apposta per il cavaliere, ma non è vero, infatti lo devono obbligare, perché il cavallo è un animale che se potesse andrebbe senza cavaliere. E molte donne sono state equiparate agli animali. Sembra una cosa che io non avevo notato, come mai, mi spiegò uno, mi pare in Sardegna, come mai nelle isole tipo Sicilia, le isole Eolie, cioè come mai che in tutta la zona delle isole che andava dalla Sicilia alla Corsica, una ragazza giovane non poteva andare al fiume, non poteva andare al mare da sola, doveva essere sempre accompagnata, no? Che è un modo triste di vivere, no? Quindi doveva essere accompagnata dal padre, dal fratello, dal fidanzato, al marito. Perché una volta arrivavano con le barche dal Medio Oriente e c'era il mercato delle donne e una donna bianca valeva, quindi questi arrivavano, c'erano questa caletta vuol dire piccola baia, mettevano la barca a vela, no? Ma ti parlo di, poi l'abitudine è rimasta. Andavano vicino ai villaggi, metti che uno andava al fiume così, la acchiappavano, la imbavagliavano, la mettevano in un sacco, caricavano e poi andavano ai mercati delle donne, delle schiave, così, no? Che venivano vendute per gli harem, perché negli harem di questi, ma harem equivale a campi di concentramento, no? Adesso io non guardo la televisione, però mi pare che molti anni fa c'era una trasmissione di Catherine Spack che si chiamava Harem. Immaginate se uno faceva una trasmissione chiamata, così anche in seconda serata, Auschwitz. Eh? Cioè, nel senso, queste donne, ragazze, giovani, venivano prese, rapite così. Allora, rapita oggi, rapita domani, è rimasta l'abitudine. Poi i Mori, erano chiamati i Mori, o c'era la famosa frase mamma li turchi, cioè era la frase della ragazza che scappa verso la mamma, mamma li turchi, è rimasto il pezzo, però questi pigliavano, vedi che io fossi da solo, con queste tre tornavo da solo, diceva, e le tre erano parlate dei turchi, cioè mamma li turchi, ma è un fatto vero, cioè le donne venivano rapite, portate e vendute, no?
trattate bene da chi le rapiva, perché il prodotto non poteva arrivare con l'edema, spacca idee, cioè le trattavano bene perché poi li trasformavano in denaro, cioè erano merce, come gli animali. In molte parti del mondo i matrimoni sono ancora combinati, cioè il padre piglia la figlia e la dà in sposa in cambio di beni, soldi, addirittura, ripeto, animali. Quindi nella classifica gli esseri viventi che ricevono più violenza sono le donne e gli animali, cioè c'è proprio, no? Che vengono o mangiati o addomesticati. Adesso a me non risulta che ci siano donne che, perlomeno ufficialmente, non mi risulta che vengano mangiate, ma addomesticate. Allora, guardiamo un attimo come avviene l'addomesticamento, no? Avviene così. Uno ha un cane, anche va al parco, va ai giardini, no? Un altro poi lascia libero momentaneamente il cane, no? Un altro guarda il cane e chiede: e lei è il padrone? È il padrone. Perché ormai per ogni gatto, per ogni cane, per ogni animale c'è il proprietario chiamato il padrone. È mio, sì, è mio. Allora guarda, allora quello richiama, gli mette il guinzaglio, adesso sono in qua. Una volta c'erano i guinzagli 1,5 metri, poi sono certi che arrivano 20 metri, no? Estendibili. Quello lì è il padrone. Quindi uno che non è padrone di niente, se compra un cane, un gatto, è padrone di un'altra entità vivente. Questo concetto qua io lo vedo che è molto applicato anche al rapporto maschi-femmine. Basti pensare a una cosa che sembra banale ma è drammatica, cioè una nasce con un nome o cognome, poi di colpo cambia cognome. Ecco, per chi non è abituato a cambiare cognome dalla mattina alla sera, i maschi non ci fanno caso. Però scusa, se te cioè, lei si chiama Arianna Moschino, no? Mi pare, ecco, se allora mettiamo che io, Giorgio Cerquetti, sposavo lei, diventavo Giorgio Moschino, e non è facile. Cioè io dove, se io sposavo, sono ipotesi, mi auguro che tu sia sorridente, no? No, sono ipotesi. Cioè io tutta la vita mi abito all'idea che non sono neanche Giorgio Cerquetti, poi siccome ho sposato lei, Giorgio Moschino. Cioè la donna diventa proprietà di e viene registrata a passaggio di proprietà con il nome del marito. Lo sai che da quando ho detto Giorgio Moschino mi sto confondendo un attimo la mente. Cioè, già l'avevi già confusa come Giorgio Cerquetti, poi se te fai chiamare pure Moschino, cioè nel senso sposando una Moschino, eh? Quindi qual è la conclusione? Ma perché uno deve cambiare cognome? Cioè, non, è assurdo, no? Perché deve cambiare una cosa che è già temporanea? Quindi nell'identità temporanea devi cambiare la temporaneità della temporaneità della temporaneità. Quindi la maggior parte delle donne sono addomesticate. Io sono cresciuto in una famiglia Cerquetti, vivevamo a Milano, dove, usiamo anche il plurale, va? Avevamo la domestica, ma oggi mi pare che non si usa più la badante, la colf, che molti l'hanno confusa con la macchina. Io ho la colf, hanno pensato la colf, la macchina, quella è la golf, quella, no? Vabbè, collaboratrice familiare colf. Però una volta si diceva domestica. Tutto nasce dal domus, domus, la casa. Dominio, il controllo della domus, della casa. Il dominatore è quello che, no? Insomma, la parola domenica è il giorno del dominatore, del signore,
Cioè, domenica, il giorno che si chiama domenica, avrebbe potuto chiamarsi signora, cioè domenica, domus, dominante, da l'origine domenica, no? Signora, cioè il femminile, siamo già nelle culture protestanti, cristiani protestanti o anglosassoni, la domenica è Sunday, il giorno del sole. Ed è interessante che proprio questi nordici, che il sole non lo vedono mai, hanno dedicato un giorno, no? Perché poi questi giorni sono interessanti, no? Sono, nonostante che il calendario è prima e dopo Cristo, cioè se uno dice siamo nel 2017, ma dopo chi? Dopo Cristo. Quindi c'è avanti Cristo e dopo Cristo, i giorni sono rimasti ancora con dei nomi tipo venerdì. Venerdì è Venere, eh? Martedì, Marte. Giovedì, Giove. Uno dice, che giorno è oggi? Il giorno di Giove. Molti dicono, cosa hai detto? Giovedì. E allora dica giovedì. E beh, giovedì vuol dire il giorno di Giove. No? Vediamo se uno indovina lunedì. Infatti molti lunedì stanno strani, perché la luna, la famosa astrologa Giacomelli, vivente, c'è la luna di traverso, nel senso, il lunedì, beh tu direi, ma sai che il lunedì è il giorno che sono più suicidi, il lunedì mattina, l'idea di andare a lavorare, non tra i disoccupati, tra gente che, no, beh, cioè, preferisco morire prima che morire un po' al giorno. Mercoledì, Mercurio. Sabato non si capisce chi è sto sabato, perché là è Saturday, Saturno. Sabato non si capisce se è il Sabba, che era le streghe che ballavano, no? Per cui sono tutti nomi che sono ancora così. Quindi noi siamo in una cultura che oscilla tra prima di Cristo, dopo Cristo e molto prima di Cristo, dove hanno scoperto che c'era il matriarcato. Il matriarcato vuol dire che i figli erano figli della tribù, gestiti in collettività e crescevano tranquilli, no? Per cui se moriva un parente c'erano gli altri, la collettività. Poi pian piano il cerchio si è stretto sulla parola famiglia, famiglia nucleo, quindi nucleare, col capo famiglia, per cui chi nasce là, io sono nato, famiglia Cerqueti, tutti, mia sorella, tutti Cerqueti, col timo Cerqueti, boom, 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 boom. Ecco quindi l'addomesticamento. Io mi ricordo, adesso non voglio dire il cognome, ma c'era uno di Roma che aveva una bambina, mi ricordo tanti anni fa che piangeva, non puoi piangere, sei una, e disse il nome di sta famiglia, la bambina si è paralizzata. Quando il padre gli ha scandito il nome della famiglia, mi dico, non puoi piangere, sei una, ma non è una parolaccia, gli ha detto il cognome, no? E questa si è bloccata, no? E che come succede queste cose qua? Succedono perché c'è l'addomesticamento, cioè il gradino tra donne e animali è piccolo, è un gradinetto, è uno scivolo più che un gradino, cioè, ma non è possibile vivere così, no? E quelli che dicono, ah, io amo mia moglie, ma sapeste quanti ne ho visti che amano gli animali, però li tengono in guinzaglio? Poi quali animali? I cacciatori amano gli animali, sì, amano i cani da caccia, perché il cacciatore senza cane da caccia, chi, quando ha sparato al fagiano, chi glielo va a trovare sto fagiano? Si mette 3 giorni a trovarlo. Quali animali? Quali? Allora, il cacciatore usa alcuni animali per andare a uccidere altri animali. Quindi molti maschi hanno usato
i corpi femminili per sfornare, dalla parola forno, sfornare, cioè per produrre dei subalterni a cui timbrare il cognome, no? Ma dico, ma scusa, ma un po', no? Ma è possibile che noi qui, perlomeno adesso, da quello che mi risulta, oggi è Saturno, Saturday, sabato, oggi è il giorno di Saturno, e ci sono nel Saturno del 2017, dicembre, ci sono ancora delle famiglie sul pianeta Terra chiamate reali, dove, se vogliamo fare gli spiritosi, uno potrebbe dire, vabbè, che l'altra famiglia non è reale, dove se è reale vuol dire reale, cioè questa mano è reale, nel senso che c'è lì reali con la R maiuscola. Quindi come fai a pensare che in una zona chiamata nazione, in un popolo, c'è una famiglia reale e le altre sono famiglie inferiori, cioè, no? Quindi è sempre la solita storia, no? Cioè viviamo ancora in un momento storico dove, l'ho già detto, vabbè, posso anche ridire, c'è la Mare Superiore che non ha figli, il Santo Padre non ha figli, uno ha quattro figli, è un poveraccio, e la famiglia reale vive di rendita. Ma allora dico, allora uno potrebbe dire, allora faccio il reale pure io, no? Dove lì c'è la discendenza, cioè auguri ai figli maschi, che è una roba squallidissima, no? Però io, avendo 71 anni, l'ho sentito dire a qualche matrimonio, oh, quei due sono sposati, auguri figli mamma, perché l'erede. Quindi c'è in Inghilterra l'erede al trono, in altri paesi, in Olanda, in Spagna, perlomeno fino a ieri sera c'erano, adesso hanno dato dei traditori a quelli della Catalogna, là, i catalani, Barcellona, prima fa la Repubblica, ma ci avevano già provato nel 1934, quello che ci ha provato nel 1934 è stato ucciso, fucilato, impiccato. Oh, 1934, ci provano nel 2017, gli vogliono dare 30 anni di galera. Cioè, tu una volta che fai parte di un dominio con la famiglia reale che vive di rendita nel lusso, perché sai, la regina non è che si può mettere sempre lo stesso vestito, quindi ogni due giorni si cambia il vestito, se no scandalo a corte, ma come, si è messa la stessa camicia di ieri? Vergogna sulla famiglia reale, vergogna che si ripercuote su tutto il popolo. È come se il popolo dicesse, oh, ma con tutti i soldi che vi stiamo dando, ma ti vuoi cambiare la camicia tre volte al giorno, no? Quelli vogliono la Repubblica, criminali. Dice, l'Unione Europea non fa niente, ma se l'Unione Europea dicesse, noi siamo per la res pubblica, per la cosa pubblica, Repubblica vuol dire cosa pubblica, res pubblica, e le famiglie reali? Se uno va in Inghilterra, io so un po' che non va, poi non ci vado più perché non mi interessa, ma quando sono andato mi pare che sulla sterlina c'è la regina, no? C'è la faccia della regina. Si dice un modo di dire, se la canta, se la suona, quella se la stampa, se la spende, cioè la sterlina, se la stampa e se la spende. Ma perché non voleva l'euro? Perché sull'euro mica gli puoi mettere la faccia della regina, no? C'ho un euro reale. Come reale? E c'è la regina. Sì, allora quelli spagnoli fa scusi, e noi scusi. Ma io dico, ma sono l'unico a pensare che qui Unione Europea sarebbe ora di liberarci da queste famiglie reali? Famiglie reali. Se uno studia la storia d'Italia, no?
Io non sono né a favore né contro Mussolini, perché è un fenomeno storico. Ho sentito mia madre ha detto che sono stati dei momenti che si stava bene, l'unico momento disgraziato da cui molti, non è che da fascisti sono diventati antifascisti, come diceva Winston Churchill, gli italiani strana gente, no? La settimana prima 45 milioni di fascisti, la settimana dopo 45 milioni di partigiani comunisti, no, e sono rimasti delusi da Benito Mussolini, no? Però in tutto quello, io dico, l'Italia si è liberata dai Savoia, perché se lì non c'era, poi studiatevelo nella storia reale, stavo per dire reale, della famiglia reale, nella storia vera, la famiglia, se questo non andava via, no? Se non andava via, cioè se non andava via, no? I Savoia, se non andavano via, erano ancora lì, cioè lì nel senso erano ancora in Italia. Quindi l'Italia, perché in Francia si sono liberati dalla famiglia reale con la ghigliottina, a Mosca con la fucilazione, qui i Savoia sono ancora vivi, per una, si chiama liberazione all'italiana, tra un inciuccio, tra Badoglio, quello, quell'altro, alla fine questo si è trovato in Portogallo, non ci ha capito niente, Umberto, mi pare che era Umberto II, no? Secondo. Oh, lo so perché andai a trovare delle parenti del marito di mia sorella qualche anno fa, e avevano una, mi pare, 96-98 anni, ancora in gamba, no? Allora io calcola che era 10-15 anni fa, così mi avevano invitato, poi aveva mandato la nipote a prendere il gelato, insomma, a Sametto del Tronto, ho detto, così l'ho buttata lì, bei tempi, ho detto io, ma scherzando, quando c'era la monarchia, la zia che aveva 98 anni fa, bei tempi. Allora, siccome pensavo di aver fatto una piccola gaffe, per rimediare ho detto, pensa che mia nonna era monarchica, nonna Isida. Allora loro mi hanno sorriso. Ho detto, tu pensa che mia nonna aveva in un cassetto la bandiera d'Italia con lo stemma sabaudo, dice, oh, se tornano, sbandieriamo. E quella lì mi ha detto, ce l'abbiamo anche noi. E indica un mobile antico col cassetto con la bandiera tricolore con lo stemma sabaudo. Sempre per recuperare nella conversazione, gli ho detto, beh, ma l'avete mai esposta? E loro hanno detto, sì, c'era un bel palazzetto così, c'era ancora l'asta, dice, l'abbiamo esposta lì in balcone quando è passato Re Umberto. Adesso io non vorrei fare errori storici, però avendo studiato un po' la storia, ho detto, ma Umberto, a me non risultava che Umberto andando in esilio fosse passato a San Benedetto del Tronto, però ho detto, boh. Io ho detto, ma Umberto passava qui? Sì, noi l'abbiamo visto dal balcone che passava, io, vabbè. Era Umberto I, cioè avevano 6 anni queste, cioè era 90 anni prima, era passato Umberto I, quello col calè, la carrozza, no? C'era la bandiera, sì, perché erano state educate. Poi cosa ho scoperto grazie a mia nonna, che mia nonna spiegava queste cose, che ammettiamo che queste due fossero la famiglia reale, non montatevi la testa che è solo un video questo, no? E io facevo la Nisetta Meletti, perché Meletti faceva la Nisetta, o ad Ascoli Piceno, no? Oppure metti che lei, Moschino, faceva i biscotti. Noi due, per vendere,
per far credere alla gente che se comprava i biscotti e l'anisetta magari fossero stati al livello vostro, vi mandavamo ogni anno gratis una fornitura di biscotti e liquori. In cambio scrivevamo sul prodotto fornitore della Real Casa. È come se oggi io scrivesse sui biscotti fornitore di Berlusconi, ecco, per o di Grillo, ecco. C'è gente che li mangia, altri che sputano, no? I tempi sono cambiati. C'era scritto fornitore della Real Casa. Io mi ricordo che ero piccolo, c'erano ancora dei prodotti che giravano con scritto fornitore della mia nonna, collezionista di bottiglie, liquori, fornitore della Real Casa. Quindi loro accettavano gratis tutta sta roba e elargivano in cambio, quindi là arrivavano liquori, biscotti, tutto arrivava. Arrivava di tutto. Arrivava di tutto e di più. E non pagavano. In più lo Stato li manteneva, no? Cioè doveva mantenerli, no? E che dire altro? Cioè, poi ho scoperto, però qualcuno, se quello che sto dicendo non è vero, me lo viene a dire, che il re e la regina non vivevano insieme, si univano in rapporto coniugale, coniugavano solo per fare l'erede, poi ognuno si faceva i fatti suoi, tant'è che dove viveva la regina era un palazzo leggermente più piccolo e si chiamava Palazzo Madama, la Madama, no? E mi pare che a Roma c'è ancora Palazzo Madama, no? Però lei non c'è, la Madama no, la Madama c'è, cioè, rimasto il padre, che l'hanno chiamato con un nome che poi è diventato volgare, la parola Madama, tipo vuole dire l'amante, la mantenuta, e per le stirpi di sangue facevano i matrimoni combinati, dovevano fare l'erede, poi tu fa la madama, quello andava, adesso non prendete la male, in Piemonte c'era il casino di caccia, dove non era casino, era una villa vera e propria, cioè casino di caccia, quelli che davano la caccia, portava l'amante, come a Versailles, una che era l'amante di Luigi, che non è il barbiere, io pensavo che era il barbiere Luigi, ho detto, ma chi Luigi, quello che, no, Luigi, poi mi chiamavano per nome, cioè quando arrivi a un certo livello, so, fai il papa, fai il re, ti chiamano per nome, Vittorio, e quello fa, Emanuele III, scusi, Luigi 15, 16, 11, cioè, metteva pure i nomi, no? Cioè, no? Quindi proprio, no? Come Papa Francesco, Giovanni, cioè, Pio, cioè, così il massimo della confidenzialità, no? Perché tu pensi che chiamando quello lì Francesco o Vittorio sei quasi amico, no, invece quello vive nel lusso, ma dice, ma che lavoro fa il re? Ecco, questa è un'attività molto impegnativa, fare il re. Infatti morivano molto vecchi di stanchezza, cioè uno dice, ma molti si sono detti, ma quando siamo in Inghilterra il principino Charles è stato educato per diventare re, mi pare che ha 70 anni, mi pare dovrebbe avere una settantina, e la madre ne ha più di 90, il padre ne ha quasi 100, ma quando diventa re quello lì, no? Ecco, perché la regina d'Inghilterra c'ha sempre i suoi cappellini, c'ha sempre sta borsetta, non so se ha una pistola carica per paura che qualcuno gli spara, perché dico, con tutti quelli che ha ti deve portare pure la borsetta, c'ha la borsetta, però non l'apre mai in pubblico, no? E poi questi corgis, questi cani strani che sono diventati famosi, questi poveri cani, solo perché ce l'ha lei, perché nessuno se l'è filati mai, è una razza un po' tra il bassotto e il volpino, una roba, un incrocio. E questa fa la regina.
Ma hanno detto, la regina d'Inghilterra deve incontrare queste tre, gli arrivano tre fogli prima, dove dicono Adriana, la Giacomelli, lei fa Giacomelli, già sentite, Paola Ballo, Coschi do Sol de Roma, quindi lasciate pure andare con questo, se può scherzare. Così quando lei arriva fa, oh Adriana, dice, ma come fa a ricordarsi tutto? Perché ci sono dei segretari che mezz'ora, 10 minuti, anche 45 secondi prima gli dicono i nomi. Quindi lei arriva là, dice, oh che piacere, non ci vediamo da almeno c'è un 74. E quello dice, ma questa c'è una memoria, c'ha i segretari, no? Sì, perché questa ha più di, questa regina, insomma. E poi lei è sulla sterlina, quindi non poteva entrare nell'euro. Ma non è che io sia contro la monarchia, monos, no? Monarchia vuol dire che arché, il potere ce l'ha uno, anche in genere un maschio. Lì, anche lì sembrava una roba d'avanguardia, c'è la regina. Quando è stata eletta lei regina, dice, ma questa non dura, questa non dura, questa, gli 70 anni che avevate, no? Io ho 71 anni, più o meno, non dico che sono nato, questa era già regina, ma mi pare che dal dopoguerra questa, no? Ed è ancora viva Saturday, cioè sabato. Perché gli inglesi fanno la stranezza, no? Dice, noi avevamo la minigonna, la regina, il campanile, il Big Bang, il ponte di loro. Ma è possibile che c'è gente che muore di fame sul pianeta Terra e dei cardinali obesi? Obeso vuol dire che mangia come sette villaggi africani. È possibile. E ci sono delle famiglie reali, cioè che realmente hanno mare, pare, e quelle reali con la R maiuscola che vivono di rendita. Ecco. Quindi perché? Perché chi è la svantaggiata di turno sul pianeta Terra? La svantaggiata potrebbe allearsi con gli svantaggiati. E due categorie di esseri viventi e senzienti svantaggiati sul pianeta Terra sono le donne e gli animali. Infatti molte donne vanno d'accordo con gli animali. Ci sono molte donne che, accarezzando il gatto, dicono, poteva andare peggio, lui a me lo dice, miau, cioè. Si parlano, no? Ma come vengono trattate queste donne? Vengono addestrate, zittite, cioè quindi addomesticate, la parola giusta, a farle domestica. Io penso che è un insulto chiamare una casalinga. Perché che vuol dire casalinga? No? Cioè che sta a casa, la serva. Serva, ma non è neanche che la soluzione allora vai a lavorare, no, la soluzione è capire che se una donna ha un figlio è un lavoro a tempo pieno fino a una certa età, poi diventerà part time, quindi se questo benedetto governo, questo Stato, questa res pubblica vuole dei cittadini, dovrebbe mantenere dallo zero fino a, dovrebbe mantenere i figli. Però dice, ma che sono mica figli miei? No, tua. No. E come dice, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, l'unica cosa certa è che ci sono i disoccupati. Ma allora come, perché dice che è fondata sul lavoro? No? È come se uno dicesse che la Chiesa Cattolica è basata sugli infedeli, è uguale. Dice, la Chiesa Cattolica è un'istituzione religiosa basata su quelli che non credono. Allora, lo Stato è una repubblica fondata sui disoccupati. Allora uno dice, ma cosa dici? Guarda, ti in giro, no? Cioè, vuol dire che lo Stato, una volta uno mi ha detto, cosa pensi dello Stato? Io, siccome mi piace anche sramazzare, ho detto, non sono stato io. Mi chiesero anche cosa ne pensavo dei partiti, figurati, sai, nei primi anni 70 andava, diciamo, di moda a uno che andava all'università come ero io, che viaggiava,
fa le interviste su 3-4 cose, politica, sesso, dice, allora, cosa ne pensi Giorgio Cerquetti dei partiti? I partiti? Penso che sono partiti e non sono più tornati. Però bisogna essere seri, no? Bene, allora Giorgio Cerquetti, cosa pensi dello Stato? Non sono stato io. E cosa pensi le donne? Non desiderare la donna ad altri. Quindi, attenzione, non desiderare la donna ad altri. Vuol dire che la donna non esiste, deve essere sempre di qualcuno. Cioè, non ha detto quello là, Mosè, ma chi gliel'ha dettato questi comandamenti? Io mi dico, ma chi gliel'ha dettato i comandamenti? Mosè. E se Mosè era un romanziere? C'è gente che ha visto il film James Bond, ma sapete perché James Bond si chiamava Bond, James? Perché sono due vie al centro di Londra, una si chiama James e l'altra Bond. È come se in Italia c'è Corso Garibaldi, arriva in Piazza Mazzini e la gente si chiamava Garibaldi Mazzini, cioè per dire, sono due vie, James e Bond. Allora quello lì, Fleming, gli venne l'idea di chiamarlo Bond, James Bond, tutti, che nome da sbaglio. L'ha preso da due vie al centro di Londra, no? Ma è un romanziere, lavorava per i servizi segreti, però un po' romanzato. Ma allora, ma Camilleri si è ispirato, ha scritto Montalbano, ma a chi si è ispirato Mosè? Te lo dico io, alla realtà del momento. Al tempo di Mosè non esisteva la donna, esisteva una donna data in sposa, quindi la donna non esisteva, era sempre di qualcuno. E come dice il proverbio, l'erba del vicino è sempre più verde, la donna del vicino è sempre più attraente. Un proverbio che ho fatto adesso così per... Cioè la donna del vicino è sempre più sexy, tant'è che mi hanno detto che ultimamente sono i privé dove uno va là, adesso non vorrei deludere gli scambisti, perché mi hanno detto che si chiamano scambisti. Io credevo che gli scambisti erano quelli che fanno cambi francobolli di figurine, no? Invece gli scambisti sono lì. E ci sono alcuni uomini, perché sono sempre gli uomini furbi, no? Non vedi una prostituta che va al centro degli scambisti e paga uno, no. Trovi uno che paga una prostituta, la fa passare per la moglie, va là e poi cosa gliene frega se questa viene trombata da 4 scambisti. Intanto lui con una prostituta se tromba 4 mogli. Cosa ho detto? Ho detto quello che voglio, quello che so. Quindi le donne e gli animali sono l'ultimo gradino della società. Infatti in India uno dice, ma perché non aiuti anche in Italia? Ma perché questo non lo sto dicendo in Italia, scusa. Io detto, in India aiutiamo, io e altri amici, anche loro aiutano, no? Aiutiamo delle bambine orfane, delle vedove anziane e delle lebbrosi, che dimmi tu che c'è uno che sta in Italia peggio delle lebbrosi, non c'è, no? Quindi, poi qui in Italia aiutiamo chi vuole, cioè chi capita, senso, gli adulti, ecco, soprattutto in Italia gli adulti, a dirgli, senti, tu prima o poi morirai, non c'è la donna ad altri, esistono degli esseri senzienti con un corpo femminile che non sono di altri, sono esseri autonomi. Mi auguro che tu stia facendo una faccia autonoma, perché io quelle poche volte che mi sono rivisto i video, la cosa che mi affascinava non era vedere me che parlavo, vedere la faccia di quelli davanti, perché io non la vedo adesso. Io le facce di quelli che si siedono qua vicino, sono amici, no, c'è stato un paio di volte qualcuno che è venuto, oh, non voglio più apparire, adesso noi gli facciamo fare una liberatoria, dicevo, se ci sei di qui, firma, no? C'è il regista che ha aperto un ufficetto, dico. Quindi non so che faccia fa lei, mi auguro buona, ma ti rivedo nel video io.
me la rivedo. No, ho visto che certi hanno la faccia preoccupata, però il 99% stanno tranquilli, così. Quindi io dico, siamo esseri senzienti, con qualunque corpo, possiamo vivere senza mangiare gli animali e possiamo girare pagina e pensare che la donna d'altri non esiste, quindi non è un peccato. Non si può fare un comandamento non desiderare la donna d'altri, puoi dire non desiderare la donna, ma quale? Non è d'altri, quindi sono dei comandamenti maschilisti, datati, organizzati, voluti. Mi pare, loro non lo conosco perché queste non frequentano dalle facce. Terzo comandamento, onore al padre e alla madre. Ma sono più i figli che hanno menato i genitori o i genitori che hanno menato i figli? A me risulta che sono più i genitori che hanno menato i figli. Quindi il comandamento avrebbe dovuto, se fosse dato da Dio, onore ai miei regali. Cioè, visto che i figli sono regali di Dio, terzo comandamento, onore ai miei regali. Virgola, i figli, punto. No, onore al padre e alla madre, cioè, ma come te menano per il tuo bene? Ti abituano a mentire, ti abituano a fingere, ti zittiscono, ti creano squilibri ormonali, neurovegetativi, creano personalità multiple. Cioè, sono molti genitori che hanno un figlio o una figlia e ognuno vale per quattro, cioè hanno creato quattro sottopersonalità, perché i panni sporchi si lavano in famiglia, io non l'ho mai visto, io ho visto solo che i panni si sporcano in famiglia, io non ho ancora incontrato una famiglia che lava i panni, io ho visto solo che i panni sporchi si sporcano in famiglia. Allora io, quando qualcuno mi viene a trovare, parlo a ruota libera, molti dicono, ma non si potrebbe avere un colloquio privato? Ma cosa vuol dire privato? Che poi tu ricordi una cosa e un'altra, quelle poche volte che io anche quando incontro gli altri, voglio sempre i testimoni, in senso buono, no? Perché io dico una cosa, senti tu, dopo 10 minuti quello dice un'altra cosa, io ho 10 testimoni, sembra un caso giudiziario, no? Cioè io parlo solo in presenza dei testimoni, poi se c'è il video figurati. Bene, saluto queste tre care amiche che sono sottoposte a questo video, dai, era una modo di dire simpatico, cioè. Esatto, loro meritano di uscire 24 ore al giorno su Piantaterra come tutti gli altri, non ci deve essere il coprifuoco per le donne, non è che queste tre escono alle 3 di notte, vengono aggredite, violentate, la polizia fa, ma vi sembra signore, perché poi le vede dalla faccia, le chiama signora, ecco, molte, una donna mi ha detto, uno si accorge di essere vecchia quando ti dicono signora, ecco, no? Allora dico, ma vi sembra voi tre di uscire da sole e tre di no? Ma perché c'è il coprifuoco? Perché siamo in guerra. Quindi io mi auguro una società futura dove una donna, a qualunque ora del giorno e della notte, ha accesso alla strada. Ma non per andare a battere, cioè se ne abbattere. Cioè, dove ogni cittadino è libero di usufruire degli spazi comuni senza temere per la propria sessualità o addirittura per la propria vita. Quindi, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama.